su questo punto e addebitando praticamente ai campi nomadi addirittura l'inquinamento delle falde acquifere. Quotidiano nazionale, La Nazione, kamikaze, strage a Istanbul e poi una testimonianza, io preda del branco, la testimonianza di una donna, vediamo di che cosa si tratta, stupro, il racconto della sedicenne seviziata a Sarno da cinque ragazzi. L'unità uscita di sicurezza è il titolo di apertura. E Brexit, l'Europarlamento chiede l'attivazione immediata, Merkel e basta, nessuno sconto. I 5 Stelle nella mucchiata xenofoba e antieuropeista votano con Le Pen, Farage e Salvini. La crisi dell'Arbor Party è l'editoriale di spalla di Umberto Giovannangeli, appunto, che prende in esame questa strana vicenda dell'Arbor, cioè un partito che si era tutto impegnato per il no all'Exit, il no alla Brexit, e adesso che quindi hanno vinto invece i Leave, ecco che viene chiesta la testa del capo, quindi di Corbyn, in una procedura tra l'altro davvero singolare, perché sono i parlamentari, quindi nemmeno i membri di quello che una volta si chiamava il comitato centrale. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa. Noi tra pochissimi minuti andremo in onda di nuovo con una registrazione tratta da Radio Articolo 1 dell'intervista a due esponenti dei vari comitati anti-TTIP che formulano la loro opinione, soprattutto nei nuovi scenari dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Comunitario
questo trattato rischia davvero di essere in qualche modo il colpo di grazia per l'Europa? Beh, rischia di essere un ulteriore, mi verrebbe dire, ingranaggio nel dispositivo che sta allontanando sempre più l'opinione pubblica europea dalle sue istituzioni. E nonostante le intenzioni, come dire, dei padri fondatori dell'Unione Europea, questa Unione è un'Unione veramente molto distante nelle sue istituzioni dalle esigenze dei cittadini. E forse la lettura che bisognerebbe dare alla Brexit è anche un po' questa. Purtroppo noi, per quanto riguarda la questione dei trattati di libero scambio, viene da dire un problema che noi stiamo affrontando ormai da tanti anni, perché come dire, la Commissione Europea ha competenza esclusiva nei negoziati, la Commissione Europea riceve mandato dal Consiglio Europeo, ad esempio quello che si sta riunendo oggi, ma poi rispetto al Parlamento Europeo ha un ruolo di forza notevole. Il Parlamento Europeo non può emendare nulla, il Parlamento Europeo può mandare risoluzioni consultive al limite e alla fine ratifica, ma ce ne rendiamo conto che è un prendere o lasciare che è molto distante rispetto alle reali prerogative che dovrebbe avere un Parlamento. Quindi sì, diciamo, noi abbiamo chiesto, abbiamo in un certo senso colto la palla al balzo della richiesta di Juncker di riaggiornare il mandato negoziale sul TTIP da parte del Consiglio Europeo, proprio perché sentono che ci possono essere scricchioli tra le posizioni dei vari governi europei. Basterebbe pensare quello francese, quello che ha detto recentemente il presidente francese, cioè che è molto rischioso oggettivamente andare avanti su un trattato che rischia di mettere in discussione per esempio l'agricoltura francese. Ecco, diciamo che il governo francese è sempre stato, no, molto molto critico, no? Hollande ha preso una posizione molto dura, mi ricordo anche alla vigilia di quella grande e bella manifestazione che c'è stata anche in Italia, è stato, diciamo, uno delle poche voci europee che in qualche modo ha detto la sua in modo negativo. Io prima ti chiedevo della questione Brexit, perché la Gran Bretagna invece è un partner, diciamo, di tutto rispetto nei confronti degli Stati Uniti. Quindi volevo proprio capire se questa uscita dall'Europa, dall'Unione Europea, dal mercato unico europeo può in qualche modo complicare, diciamo, questo processo. Beh sì, indubbiamente può complicarlo. Diciamo, su trattati commerciali già conclusi in verità no, nel senso, sto pensando all'accordo con il Canada. Considerato che la Brexit, come dire, ci vorranno dal punto di vista dei negoziati circa 2-3 anni al massimo, diciamo, sulla questione canadese la Gran Bretagna rimarrà della partita, e sulla questione TTIP che sarà tutto molto più complicato, perché comunque a fianco al negoziato con gli Stati Uniti l'Europa dovrà mettere in piedi un negoziato con la Gran Bretagna, perché comunque in questo momento gli Stati Uniti facevano affidamento alla presenza della Gran Bretagna in Europa sul TTIP proprio per la sua capacità di riuscire, proprio per la questione, diciamo, di come è strutturata l'economia anglosassone, fortemente strutturata sui servizi. Quindi, diciamo, tutto questo obiettivamente potrebbe rallentare il negoziato, non è certo che sia, diciamo, il piede di porco che disarticolerà tutto, però indubbiamente mette in cattive acque un negoziato che già oggi stavamo stando abbastanza d'accordo. Assolutamente, mi pare evidente. Allora, Alberto Zoratti, ti chiedo di aspettare un attimo perché introduca anche la nostra ospite, che è Monica Di Sisto, una delle portavoci della campagna Stop TTIP. Buon pomeriggio anche a te, Di Sisto. Ciao, buon pomeriggio, grazie di avermi chiamato. Allora, con Zoratti parlavamo appunto ovviamente di questa lettera, di queste 240 ONG firmatarie appunto di questo nuovo appello all'Europa, al Consiglio Europeo, ai capi di Stato dei 28 paesi membri. Volevo sapere però anche da te una tua opinione su questo, cioè chiedevo prima a Zoratti dopo tutto quello che sta accadendo in Europa, non solo la Brexit, ovviamente questo pesa anche molto sull'opinione pubblica anche dei cittadini, però c'è un evidente momento di disaffezione, no, dei cittadini comunitari verso l'istituzione Europa, e chiedevo appunto a Zoratti, e lo chiedo quindi anche a te, se questo trattato rischia in qualche modo di aumentare, di acuire questa disaffezione, di essere in qualche modo una sorta di colpo di grazia.
l'analisi del voto sulla Brexit in Inghilterra, che esca un po' dallo stereotipo di questi giorni, cioè vecchi di destra, pericolosi nazifascisti dell'Illinois, no? Sì. Identifica, questo è un profilo che viene dato del votante medio di Brexit. In realtà si vede che la maggior parte dei votanti sono dell'area rurale, che è, diciamo, quel pezzo di Inghilterra dimenticata da tutte quante le successive riforme. Era stata dimenticata la Thatcher, è stata illusa da Blair, è stata di nuovo dimenticata, cioè l'unica cosa che gli rimane sono le marmellate del re Carlo, che continua a fare, no, la sua family farming di lusso, vendere le marmellate a 14 euro, senza però in realtà avere un'idea di che cosa fare di quest'area, che in parte prima era mezza contadina, mezza minatrice, e che dalla fine delle miniere non ha più visto poi niente in realtà che non fosse abbandono. D'altro canto, a fianco a questo c'è tutta, diciamo, la parte invece di confine, e quindi tutta quella parte che sperimenta nuove forme di democrazia, e poi c'è la parte dei villaggi che hanno fatto per esempio la campagna contro il TTIP per la difesa del servizio sanitario nazionale. Chi ha votato tantissimo per rimanere in Europa, il voto, diciamo, la massima densità di voto, la City di Londra, ecco. È evidente che questo, diciamo, questa tipizzazione che esce un po' appunto dagli stereotipi, va un pochino più in profondità, ci dimostra che c'è un'Inghilterra molto più contraddittoria, e che il TTIP in realtà è un modello di sviluppo tradotto in legge, tradotto in gold standard, in regola d'oro, che queste persone obiettivamente hanno rifiutato. Assolutamente, mi pare che il voto lo dica ampiamente. Allora, ed entrambi adesso vorrei far ascoltare cosa diceva, allora era viceministro, ora è ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, perché lo sappiamo, sul TTIP il nostro governo caldeggia in qualche modo questa firma. Lo ha confermato proprio il neo ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda, che, riferendo alla Camera sullo stato delle trattative proprio tra Unione e Stati Uniti, ha detto testuale: non capisco come sia possibile chiedere di fermare le trattative con gli Stati Uniti, il nostro primo partner economico, primo per l'Unione Europea, quello che ha gli standard di sicurezza più alti. Il suo tifo, dicevamo, per questo trattato viene da lontano, da quando era appunto viceministro, e allora vi faccio ascoltare cosa diceva non più di 3 mesi fa sul TTIP. TTIP è il più grande trattato commerciale sugli investimenti mai negoziato nella storia del commercio internazionale. L'Europa e gli Stati Uniti, che sono oggi già due sistemi economici molto integrati, noi investiamo molto negli Stati Uniti e viceversa, e commerciamo altrettanto, per la prima volta hanno deciso 2 anni fa ormai di eliminare tutte le barriere tariffarie cosiddette, e di cercare di, laddove è possibile, di avvicinare gli standard, in maniera soprattutto che le piccole imprese non debbano per esempio testare i loro prodotti con 2 sistemi completamente diversi tra Stati Uniti ed Europa, considerando anche che siamo tra le economie più evolute del mondo. Quindi è un grande progetto di integrazione economica che può portare grossi benefici, ma è anche un progetto per scrivere insieme le regole della globalizzazione, perché una volta che i vari standard saranno definiti tra Europa e Stati Uniti, diventeranno per definizione, per l'importanza stessa dei mercati, standard globali. Noi abbiamo fatto fare una stima cosiddetta di impatto per valutare qual era il beneficio possibile per l'Italia, ed è molto ampio. L'Italia è il paese che più di tutti in Europa potrà beneficiare di questo trattato, per la semplice ragione che gli Stati Uniti sono molto protezionisti, quindi sia dal punto di vista dei dazi che dal punto di vista delle cosiddette barriere non tariffarie, cioè tutte quelle complesse procedure burocratiche che impediscono ai beni di entrare, proprio sui nostri settori di specializzazione, dal tessile all'agroindustria, all'oreficeria, ai macchinari. Quindi per noi il vantaggio è un vantaggio superiore se queste barriere cadessero. La stima che ha fatto Prometeia, che è una società che si occupa di studi economici, è di circa uno 0,5% del PIL di crescita in più qualora l'accordo
dovesse avere una profondità e un'ampiezza, diciamo così, ambiziosa. E questo era il ministro Carlo Calenda. Due passaggi che vorrei in qualche modo far commentare anche ai nostri due ospiti che abbiamo al telefono sono Monica Di Sisto, portavoce della campagna Stop TTIP, e Alberto Zoratti, presidente di Fairwatch, ovvero la definizione che fa Calenda appunto del TTIP come di un grande processo di integrazione economica. La parola integrazione, però, vorrei capire dove si va a integrare, chi integra cosa, e l'altro invece è sui numeri, sulle stime di crescita che secondo il ministro varrebbero il più 0,5% del PIL. Zoratti, sono numeri reali questi? Sono i numeri, sono le stime di impatto che hanno